Armando Fuschi, consigliere del comune di Pescara, si onora della sua presenza. Nazario Pagano, avvocato, presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, è presente con noi e gli auguriamo buon divertimento. Parte in prima fila il figlio d'arte Marco Corti, papà è stato per due volte campione d'Italia su strada tra i professionisti, papà ha vinto un campionato del mondo su strada tra i dilettanti. Nino Bellomio, responsabile della segreteria, è presente alla linea di partenza e arrivo con Renato Ricci, presidente dell'Unione Ciclistica Fernando Perna. Ringraziamo l'Unione Ciclistica Fernando Perna che ogni anno regala a tutti una grande giornata di sport qui in Piazza Duca degli Abruzzi, sulla salita di Viglio Colle Caprino, sulla salita di Monte Silvano Colle. È presente altresì Paolo Bettini, commissario tecnico della Nazionale Italiana Ciclismo Strada Professionisti. Vi auguriamo naturalmente buon lavoro in vista di Firenze 2013. Tendo ok da parte della direzione organizzativa e direzione di corsa. Si abbassa la bandiera dello starter, inizia l'edizione del trofeo Matteotti. Adesso sfilano tutte le autovetture. Ecco Luca Scinto, direttore sportivo della squadra Fantini Serie Italia. Poi Gini, a seguire Landroni Venezuela di Miodini. Il servizio di informazione in corsa, la Meridiana, la Morevita, la Bandiera di Reverberi, Pelliccioli, poi la Flaminia di Borgheresi, la Rosvelo con Gonciar, Kempel con la MTM Cubeca, la Astana di Peterio, Alberto Aivi, Leto Figini che fa parte della struttura tecnica nazionale della Federazione Ciclistica Italiana.